Cominciamo dalla pulizia dei carciofi. Accorcio il gambo, lo sbuccio e procedo eliminando le foglie più esterne e dure. Via le punte e taglio i carciofi in quarti, eliminando anche la barbetta interna. E via via che sono puliti, trasferisco i carciofi in una ciotola con acqua acidulata con un po' di limone. L'acidità del succo eviterà che i carciofi anneriscano ed è perfetto anche per pulire le dita. Faccio un soffritto di scalogno. Aggiungo gli spicchi di carciofo e li faccio rosolare. Dopo qualche minuto di cottura sfumo con il vino bianco, salo, poi lascio che l'odore di alcol evapori, copro con il coperchio e lascio cuocere per altri 10 minuti. Una volta cotti li lascio intiepidire leggermente e poi li trito grossolanamente. Tengo da parte e mi occupo della besciamella. Metto il latte in un pentolino e lo aromatizzo con sale e noce moscata. Lo lascio scaldare e intanto preparo la base addensante della besciamella. Faccio sciogliere il burro a fuoco dolce. Poi aggiungo la farina tutto in un colpo. Mescolo bene con una frusta e lascio che il fondo diventi leggermente dorato. Verso poco latte caldo per stemperare il composto e poi proseguo con la restante parte. E lascio che la besciamella si addensi continuando a mescolare per evitare i grumi. Taglio a cubetti irregolari la provola e faccio lo stesso con il taleggio e posso comporre la mia lasagna. Spalmo un po' di besciamella sul fondo della pirofila, faccio un primo strato di sfoglie, poi carciofi, formaggi a cubetti e grana grattugiato. Ancora un po' di besciamella e avanti con gli strati, sfoglie, besciamella, carciofi, formaggi e vado avanti così fino a esaurire gli ingredienti. Sull'ultimo strato, besciamella, carciofi e una pioggia di grana. E posso cuocere le mie lasagne in forno statico a 180 gradi per 45 minuti. E buon appetito!